Ciao a tutti e bentornati in un nuovo video. Oggi vi faccio l'update della makeup collection, che è il video più richiesto di sempre e sono contenta vi piaccia. Unica cosa, non ho praticamente messo a posto nulla della mia makeup collection proprio per farvi vedere la pura e triste realtà. E piccola premessa che faccio sempre: sapete che tutti i trucchi che vedrete non li ho comprati io, perché sarebbe tipo impossibile, non dovrei vivere praticamente, ma lo vedete anche dai video precedenti, insomma mi inviano parecchia roba, più della metà delle cose me sono state inviate e quindi è per questo che ne vedrete parecchie. Altra cosa, sto aspettando di ristrutturare la camera per poter comprare un'altra di queste cassettiere e poter distribuire tutti i prodotti meglio, ed è per questo che soprattutto in un cassetto vedrete tipo un ammasso di roba, insomma. Non mi ricordo come si chiama questa cassettiera in particolare, non è la Alex, quella più famosa di IKEA, ma è un altro modello. Ah, si chiama Malm, ecco, si chiama Malm, che ha lo specchio sopra, ma io nel ripiano superiore, come vi farò vedere, tengo tutti i rossetti. E i divisori dei rossetti vi dico già da ora che li ho presi da AliExpress. Se li trovo, vi metto il link qui nell'info box, altrimenti mettete insomma makeup organizer su AliExpress, ve ne escono tantissimi. Penso di avervi detto tutto, vi lascio al video filmato della makeup collection. Mi raccomando, iscrivetevi se non siete iscritti. Se il video poi vi piace, alla fine mettete un bel thumbs up. E ci vediamo al prossimo video. Ciao! Allora, questa è la mia makeup collection. Come vedete, qui c'è la finestra dove giro i video e qui sopra abbiamo tutte le cosettine. Qui davanti abbiamo la ring light di Benefit, che tengo sempre qui sopra, l'orsetto dei NYX Face Awards, questo qui rosa con annesso braccialettino, la paperella che era sempre NYX Face Awards, qui tengo le sigarette e poi qui sopra ho quattro divisori per quanto riguarda i rossettini. Questi qua in plastica, dopo ve li faccio vedere bene. Mentre qui ho questa bottiglia dell'Arizona che insomma mi piaceva, è carina. Poi abbiamo una candela, questa qui è una Yankee Candle. Poi qui ho questo che è un brush cleanser di Primark, uno spray fissante dell'Urban Decay e questo qui sempre uno spray dell'Urban Decay, però va messo prima del trucco. E poi questo è il primer Honey Dewy Up della NYX. Tengo tutto qua perché è un po' quello che mi serve da prendere più velocemente. Poi qui ho questo contenitore fatto a gallinella dove ho messo la mia crema viso, crema mani, contorno occhi e burro cacao, quindi un po' tutta la skincare pre-trucco. Qui c'è una cassettierina dove tengo tutta la bigiotteria, vedete, orecchini, mollettine. Qui sotto, insomma, è pieno. Qui ho quest'altro contenitore dove tengo tutti i burro cacao. Questa ampolletta l'avevo presa tipo da Tiger un po' di tempo fa. Qui sotto ho altre candeline, insomma, altre cosettine. E ora passiamo ai rossetti. Come primo scompartimento vi faccio vedere questo: tutte le tinte di Mulac. Quelle fatte così, le Velvet Ink per intenderci, sia quelle vecchie sia quelle nuove. Qui ho quattro tinte di Jeffree Star, esce fuori questo lip gloss di Kiko, e poi questi sono tutti dei rossettini di Mesauda che ho messo qui. Poi in quest'altro divisorio invece abbiamo tutti i rossetti di MAC. Questi sono tutti quelli in mio possesso. In quest'altro invece tengo tutti i rossetti per quanto riguarda Mulac, però rossetti, quelli insomma classici normali. E qua dietro abbiamo dei rossettini Nabla, questi sono i Diva Crime della Goldust, tinte labbra di We Makeup, quelle nuove, e dietro abbiamo invece le Colourpop, che ce ne sono un po', quindi qui tengo quelle un po' più alte, e quindi qui sopra abbiamo finito. Per quanto riguarda i pennelli invece li tengo qui sul ripiano della scrivania, non so se ve l'ho mai fatto vedere ma penso di sì. Tengo tutti in delle vaschettine a seconda dell'utilizzo, c'è viso, occhi, quelli da viso piccoli e quelli sporchi dentro questa vaschettina fucsia. E ora passiamo alla cassettierina vera e propria. In questo primo cassetto tengo gioielli, cose varie, vedete, portachiavi che io sono fissata, qui dietro letterine che mi fanno i compleanni, cose, insomma, tengo tutto. Poi nel secondo cassetto tengo tutte le palettine occhi, soltanto quelle occhi perché già non entrano più queste, quindi figuriamoci, dopo vi farò vedere dove ho messo le altre. Qui la Naked, naturalmente quelle sopra sono quelle che utilizzo di più, la Different, qua sotto ne ho una di Urban, qui sono quelle componibili di Nabla, questa con gli ombretti
tutti, Neve Cosmetics della nuova collezione. Qui dietro Make Up Geek, insomma ce ne sono tipo tantissime. Ah, questo avviso di Morphe, ecco dove era andato a finire, molto bene. Insomma è pieno di palette occhi. Ecco, a volte neanche si chiude, quindi molto bene. Poi qui sotto invece abbiamo il reparto labbra, che è tipo il più incasinato. Altre dovrei metterle sempre in questi divisori, però non ho più spazio qua sopra, quindi non so dove metterle, le lascio qui. Allora, qui ho questo cassettino dove tengo tutte le cianfrusaglie, cose utili, pinzette, temperini, forbicine. Questo non penso sia cambiato più di tanto l'ultima volta. Qui dentro ho gli elastici e qui ho una tinta di Kylie che non entrava nelle altre qui, quindi ne ho 4 di Kylie, sono sempre le stesse. Poi abbiamo qui questo divisorio che è di Ikea, che è troppo bello, però non mi ricordo proprio come si chiama. Comunque è fatto in questo modo e qui è questa parte mobile. Allora, qui ho tutte cose totalmente miste. Qui ho un po' di lip balm, di tinte labbra, insomma sono varie. Questa ad esempio è di Too Faced, queste sono della Kiko. Qui ho 2 rossetti della Defa Cosmetics che mi piacciono, 2 della Kat Von D, queste sono della Sephora, sì, sono queste 4 piccole, e insomma rossetti vari. Poi qui ho tutte le Dreamy Matte Liquid Lipstick di Nabla, le ho messe tutte qui perché cerco di tenerle in piedi. Quelli kit di Kylie già li avete visti. Qui 2 rossetti di Mulac che non entravano nei divisori, quindi l'ho dovuto mettere qua. E sotto altri i rossettini, questi sono Urban Decay della linea di Gwen Stefani, che li amo follemente, L'Oreal, NYX, davvero misti. Qui al lato c'è una palettina di We Makeup. Poi qui tengo la palette viso di Mulac, che è quella che utilizzo praticamente sempre, e l'unico posto dove mi entrava, guardate perfettamente, è qui, quindi la tengo lì. Poi qui tengo le matite rosse, come si può ben vedere, di Neve Cosmetics, un po' di burro cacao, cosettini, qui lip balm, qui altre matite che ho diviso, almeno cercato di dividere in colori nude e colori scuri. Mentre qui sotto ho questi prodottini di NYX, trovai nel calendario dell'avvento, Soft Matte Lip Cream, quindi queste mini size le tengo tutte qua sotto. E con le labbra ci siamo. Poi questo è il cassetto che vi dicevo prima, incasinatissimo, perché praticamente ci ho messo 2 visori, vedete, così qua sempre si comprano di Ikea, le ho dovuto mettere uno sopra l'altro perché altrimenti il cassetto mi andava fallato. Questo è il reparto occhi, qui ho tutte le pastello di Neve, che sono tipo tantissime perché sono nuove, vecchie, insomma riformulate eccetera. Qui ho una palettina di Urban che non mi entrava, eccola qui, solo che non entra, quindi la devo tenere qui. Poi qui alla fine del cassetto ho tutte, tipo 8000 bustine di Neve Cosmetics, quando mi arrivano i prodotti mi tengo le bustine. Poi qui di fianco ho 3 glitter di Make Up Geek, questi qua che praticamente non ho ancora usato. Poi ho 2 palettine sempre di glitter, queste qui di Mulac, e ho questa palettina anche se è per il viso, però non so dove tenerla, sempre per il fatto che l'ordine è la prima cosa, con i prodottini in Nabla sempre della Goldust e comunque vari. Poi ho questo correttore finito per il Back to MAC. Tengo un po' di cose miste, vedete, ci sarà anche la custodia dei miei occhiali. Allora, mi sono seduta così cerco di farvi vedere le cose senza farvi venire il mal di mare se è possibile. Allora, qui ho palettine più piccole, tipo i quad, i trio, vedete, ho tipo questo di Essence, che magari porto quando mi devo truccare così velocemente. Questo di H&M, questo che è Pupa. Poi abbiamo NYX. Qui sempre gli ombrettini del calendario dell'avvento di NYX, che sono fenomenali, mi piacciono troppo. Ne ho tipo tantissimi. 2 palettine componibili di Neve Cosmetics. Qui ne ho un'altra. Anzi, questo è un ombretto bellissimo di Paula P. Poi ho il liquido per mixare i pigmenti di Kiko, che sono questi. Infatti qua tengo tutti i pigmenti. E qui gli ombrettini in crema e anche in polvere, perché non mi entravano. Però principalmente, dai, sono stata brava, sono prodotti in crema. Sono Nabla, We Makeup, Pupa, Neve Cosmetics, ovvero di tutto e di più. Ok, ho tolto il cassettino così vi faccio vedere anche l'ultima parte, che sono tutti ombrettini singoli color pop che mi piacciono da morire. Kiko, Pupa, questi sono Defa Cosmetics. Gli ombretti ci sono. Sollevato l'altro cassettino, qui sotto troviamo questo. Praticamente ogni volta è un casino per sollevare
fare togliere l'altro cassetto sopra, ma che si deve fare. Qui tengo matite, matitoni e insomma tutto quello che non è nel mio cosmetics, perché le altre avete visto c'ho il sacchettino a parte. Più che altro sono Kiko perché sono quelle con cui mi trovo meglio, e i Jumbo Pencil, questi qua di NYX invece ne ho parecchi. Poi qui abbiamo il reparto sopracciglia, uno dei miei preferiti. Questo è il Brow Pat di Anastasia Beverly Hills, questo di Colourpop, varie matite, NYX, Neve, questo è di Catrice. Mentre qui di fianco abbiamo i mascara, naturalmente soltanto quelli aperti perché quelli ancora chiusi vi faccio vedere dopo dove li tengo. Baby Roll, questo è uno dei miei preferiti del momento, della L'Oreal. Poi abbiamo questi che ho preso in America di CoverGirl, Too Faced, Neve, questo è Roll & Lash, insomma un po' di quelli aperti. Poi qui ho i primer per quanto riguarda gli occhi, quindi base occhi, perugiada per make up, questa qui di Neve, questa che è la mia preferita di sempre, che è la Love Stage di Essence. E qui abbiamo gli eyeliner, principalmente sono quelli fatti in questo modo, questi sono di Neve, di Nabla, Kiko, NYX, insomma vari. Poi abbiamo il cassetto del viso, che forse è uno di quelli con cui mi trovo meglio perché l'ho ordinato in modo abbastanza precisino, anche se non sembra, ma straborda di roba e non so più dove metterla. E non è perché devo vantarmi o cosa, assolutamente no, ma perché è la triste verità. Allora vi faccio più o meno vedere, ho diviso correttori, fondotinta, sia come vedete in boccettine sia compatte. Qui abbiamo le polveri, blush e terra, qui illuminanti, primer, vari prodottini, illuminanti che non mi entravano, palettine, pugnette e cose. Qui ho i miei tre illuminanti di Jeffree Star, poi qui ho sempre uno spray fissante, questa è la nebbia fissante di Neve, il mio fondotinta preferito di Too Faced che è il Born This Way, eccolo qua, palettina di correttori L'Oreal, la mia cipria polvere di Laura Mercier, e qui i vari correttori, e vi giuro che ho una mania per i correttori, quindi ne ho tantissimi. Qui abbiamo fondotinta, tra i miei preferiti abbiamo il Fit Me di Maybelline, e ci sono anche questi che sono i Total Control di NYX. Qui dietro ho alcune ciprie sempre in polvere libera e questi pennellini qua di Neve Cosmetics, e se li tenessi fuori prenderebbero polvere, quindi tutti i kabuki li metto lì. Poi qui abbiamo appunto i blush, abbiamo questi di NARS, L'Oreal, questo è un bronzer di Too Faced, questo di NYX, e qui abbiamo Benefit, Kiko, questo dovrebbe essere MAC. Lì dietro alcuni dei miei illuminanti preferiti, tra cui questo di Becca Cosmetics, che è tutto pacioccato perché mi si è rotto in mille pezzi e l'ho ricompattato, quindi non fate caso che è in condizioni pietose, ma almeno funziona. E ci sono anche questi miei preferiti di Colourpop, Kiko, insomma ce ne sono vari. E qui abbiamo i primer, i miei preferiti sono Langover di Too Faced, e mi piace anche tantissimo questo qui dietro, il Professional di Benefit. Diciamo che sono parecchio fissata con la base, quindi ho parecchie cose. Poi abbiamo l'ultimo cassetto, che io chiamo il cassetto delle meraviglie perché c'è di tutto e di più, e adesso vi spiego. Ecco, anche questo incastrato naturalmente. Qui abbiamo tutti i prodotti nuovi, immacolati, mai provati, tranne alcuni, poi vedrete perché non mi entrano, tipo queste palettine, però per il resto tutti immacolati, ancora non aperti da provare. Li divido dal resto così insomma capisco quali devo ancora farvi vedere e cose del genere. Allora, i prodotti che ho già usato sono, vabbè, queste palettine occhi di Mulac che le amo praticamente da quando mi sono arrivate, uso solo queste, idem con queste sempre di Mulac, però degli illuminanti, con una mano è praticamente un casino perché ho tutto incastrato alla perfezione. Poi qui ho due palettine di NYX, eccole qua, le Perfect Filter, tra cui una ancora da aprire, quindi figuriamoci. Qui ho due matite per le sopracciglia di riserva che ho comprato l'altro giorno, che erano in offerta da Kiko, sono le solite Brow Sculpt, un altro spray di Urban Decay, novità Nabla, vedete anche il cofanetto qui della Freedomination, questi sono i nuovi OMG di Mulac, gli illuminanti liquidi che devo ancora farvi vedere magari in un prossimo Get Ready, sempre collezione Nabla, anche
anche questo. Poi qui abbiamo un mascara di Essence che devo provare, che è Lash Princess. Come anche qui ci sono, vedete, dei mascara ancora chiusi. Anche questo è un prodotto ancora chiuso di riserva che ho, perché l'altro lo utilizzo. Idem per questa. Qui dei rossettini di Kiko da aprire, anche questi prodotti nuovi. La mia cipria di riserva, che sapete che uso solo questa. Prodotti nuovi che mi sono arrivati da Too Faced, o il mascara, la palettina, anche questa, la cipria, l'eyeliner, tutti da provare. Ho tutti dei prodotti di Mulac, anche questo illuminante di Too Faced. Qui sono dei primer, sempre di Urban Decay, vedete, fatti in questo modo. E in questa confezione ho tutti dei correttori, sempre di Too Faced, i Born This Way, in colorazioni scure che non utilizzo per me, ma magari quando devo truccare qualcun altro. Quindi questo in sostanza più o meno è il cassettino. Adesso ti voglio rimettere tutto a posto. Proviamoci. No. Tentativo 1 fallito. Tentativo 2 fallito. Tentativo 3 forse sarà quello buono. Dai, più o meno. Ok, incastriamo. Ok. Quindi questa era tutta la mia cassettiera dei trucchi, che spero tra poco diventeranno due. Thumbs up se vi è piaciuto e lasciatemi un commentino qua sotto, mi raccomando. Io vi mando un grosso bacio e ci vediamo al prossimo video. Ciao ciao!